esiste più. Venezia. Giù fino alla Grecia c'eri pure tu. Venezia. 120 dogi, Venezia indipendente, con un arsenale militare navale potente. Venezia. Più di mille popoli e colori più. Venezia. Tu, la più accogliente e generosa tu. Venezia. Con il tuo diritto veneto, con l'amore per il popolo, la difesa del più debole nelle tue regole. Venezia. E anche Dante stupì, incantato da lei. Fu Venezia, Wall Street, a quei tempi era lei. Ogni angolo del mondo a noi conosciuto ci riempie sempre con un'infinità di ricordi. Questi chiaramente possono essere belli e brutti, a seconda di ciò che viviamo, dai nostri gusti, dai nostri umori, dalle persone che incontriamo strada facendo, magari le persone con le quali condividiamo il nostro tempo. Tutto questo papello, unito e legato tra esso, cede infine a un unico risultato: la composizione cosmica degli elementi, di sensazioni, di persone ed emozioni, e soprattutto il pizzico magico del tempo che scorre, forma ciò che di più bello il buon Dio ci ha donato, ossia le storie. Ognuno di noi è un pozzo senza fondo di avventure, storie, intrecci, cose che pensavamo magari potessero non capitare, ed invece eccole là, pronte dietro l'angolo a farci vivere nuove avventure e con esse nuove esperienze. Questo è il video che sta molto a cuore, perché oltre alla composizione di un viaggio decisamente economico alla portata di tutti, è anche un video che parla di un luogo che per me è un puro mix di odio e amore, il bello e il brutto tempo, l'inizio e la fine, ma per dir la verità parliamo che qui è la fine di tutto. Ma prima di parlare di ogni cosa, è giusto spiegarvi nuovamente chi sono e perché faccio tutto questo. Come buona usanza siciliana, che si rispetti, il mio papà mi ha dato il nome di suo papà, il più comune tra i nomi siciliani, ossia Calogero. Io nel 2020 ho fondato questo canale, intrecciando due fattori accaduti. Il primo consiste nella voglia di raccontare qualcosa, in quel caso la scoperta di una vecchia ferrovia che tagliava in due la Sicilia. In seconda battuta, riprendere con immagini filmate il tempo che scorre. Grazie a questo nasce Gala Travel. Il nome è facilmente intuibile perché ho attribuito questo al mio cognome. Gala, Galati, Travel, Viaggio. Ma andiamo avanti. Così mi feci fidanzato. Lei era una ragazza che lavorava con me, quando all'alba dei tempi io facevo ancora il cameriere, come servizio di sala. Lei la receptionist, così ci siamo conosciuti, ma il fidanzamento è avvenuto dopo, ossia quando lei vinse l'Erasmus per una destinazione molto lontana, l'Irlanda, dove lavorò per oltre 4 mesi. Infatti l'Irlanda è infatti dall'Irlanda è iniziata questa grande love story. Premesso che il sol fatto che in questo mondo esiste non so bene per quale ragione, ma esiste, e che tutta la meraviglia del creato sia offerta gratuitamente a noi comuni esseri umani che popolano questa straordinaria terra fatta di animali, natura, ambienti incontaminati, neve, eccetera, eccetera, eccetera. È stata creata da quell'intercessione tra noi esseri umani che solo un'entità soprannaturale l'ha composta, impacchettata ed è impressa nei nostri cuori e nelle nostre coscienze, quel sentimento chiamato amore. Tutti noi abbiamo provato questa emozione, questo bene che per non si sa quale ragione vogliamo ad un'altra persona, e alle volte anche a tante altre persone, almeno una volta nella vita.
Ma l'amore non è un sentimento che nasce così dal nulla, dal caso, perché la mia teoria è sempre stata solida e salda, che è quella che sancisce per la maggior parte di fattori che non sto qui ad elencarvi, ma che la vita mi ha insegnato. Ed è il caso che, appunto, le cose che succedono per caso non esistono. Rivedere quelle immagini preziose per il tempo ormai finito ha fatto male davvero, e perché non sapevo fino all'ultimo secondo se pubblicare il video o cancellare tutto. Alla fine ha vinto il buon senso, motivo per cui a voi, cari spettatori, resterà l'esperienza di un viaggio e a me resterà il ricordo di un ultimo viaggio. Ma adesso basta parlare di questa storia, cominciamo subito a raccontarvi di come sono andati i fatti ed iniziamo così a parlarvi di un viaggio interessante per tutti, un weekend tra Venezia e Caorle. Prima di tutto la seconda premessa. Quando visitare questi luoghi? È una domanda che mi avete fatto veramente in tanti, visto che ha quasi un anno che ne parlo di questo viaggio. E soprattutto, perché visitare questi luoghi? I periodi migliori per visitare Venezia, ma soprattutto Caorle, è senza dubbio il mese di maggio, giugno, ottobre e dicembre. Questi sono i mesi che vi consiglio, per i semplici motivi quali Venezia è sempre strapiena di turisti, eccetto magari il mese di gennaio, forse. Ma Caorle, che è la Venezia in miniatura, la considero una bomboniera di città affacciata sul mare. Visitarla con quel caos strapiena di gente non fa altro che mettere altro stress invece di toglierlo. Quindi, per questo motivo, i mesi sopraelencati sono, secondo me, i mesi più tranquilli e pacifici dove godersi il borgo. Secondo motivo, i prezzi. Visitare questi posti nel periodo migliore indicandovi a un costo inferiore rispetto alla media del luogo, per cui risparmiate. Infine, trovate molte attività aperte a vostra disposizione, dove potete scegliere dove alloggiare e cosa mangiare, invece di essere obbligati, per carenza di posti, a scegliere ciò che vi capita. Tornando a noi, l'inizio del 2022 segnò per lei il passo di qualità e dentro di me lo sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato, poiché la Sicilia purtroppo non offre possibilità di fare quel passo di qualità che l'anzianità ti deve per diritto dare. Lo dimostra anche il lavoro del mio papà, che all'interno di un grosso hotel l'ha fatto per 30 anni il pizzaiolo senza mai diventare commissario di sala o manager, per cui la mia ex vinse la chiamata di un ristoratore di Caorle e così partì per questa destinazione. Per amore accettai il rapporto a distanza, perché lo facevo per lei, la sua carriera e il suo bene. Per amore bisogna accettare. Anche se accettando, mi sono letteralmente buttato la zappa sui piedi. Fu una delle storie più lunghe professionalmente e sentimentalmente formanti per me. Per tale motivo, anche se la storia oggi è finita, e ormai credo, sia giusto dire grazie ad una persona che mi ha dato tanto, soprattutto mi ha lasciato qualcosa. E se il buon Dio oggi mi ha dato un nuovo grande amore, io sono il frutto di esperienze e comprensioni passate. Così inizia il mio breve viaggio a Caorle. Lei era un'esperta di organizzazione di viaggi, infatti programmò tutto da sola, pensando anche al mio viaggio di ritorno. L'unica cosa che non pensammo, entrambi, fu quella che questo viaggio fu l'ultimo in cui ci saremmo più visti. Questo video è a duplice attitudine. Da un lavoro voglio espandere il concetto che esiste, può esistere un connubio perfetto tra amore e lavoro. In secondo luogo desidero illustrarvi un'idea di viaggio perfetta e low cost in Veneto. Parto da un presupposto. Quando andare? Il periodo perfetto per visitare Venezia e Caorle, per stretta esperienza personale, sono in punto i mesi che vi dicevo prima. Il perché di questi mesi è detto semplice: il mese di maggio e giugno è un momento perfetto, il tempo ideale, i prezzi di tutto ciò che concerne il turismo sono perfetti, infatti gli hotel al posto ombrellone sono già medio bassi, si trova molta più scelta su dove alloggiare,
poca gente in giro, tranquillità e bellezza di godersi di più i luoghi, perché avrete tutto per voi. Questo per quanto riguarda il mese di maggio e giugno. Quando siamo andati noi praticamente? Noi nel mese di maggio. Il mese invece di dicembre, che è un altro che vi consiglio, è il mese per le vacanze di Natale. Visto che il comune di Caorle soprattutto realizza Caorle in Wonderland, dalla ruota panoramica alle piste di ghiaccio, insomma, circa 20 giorni all'insegna della trasformazione di un piccolo borgo marino in un vero e proprio villaggio di Natale. Infine il mese di febbraio, utile per visitare le zone soprattutto perché sia Venezia che Caorle hanno in comune una storica forza, il carnevale e non solo. Caorle infatti in occasione della festa degli innamorati organizza numerosi eventi per gli innamorati e le famiglie in genere, ottimo per visitare anche il paese. Tutto questo in tempi decisamente low cost. Vi starete chiedendo quanto abbiamo speso noi come coppia per organizzare un viaggio di questo? Premesso che molte cose a me sono state offerte, ma presumo che le spese sono state le seguenti. Costi in aereo, andata e ritorno, Palermo-Venezia, 55 euro. Pernottamento, 60 euro a coppia a notte. Ingresso nei musei generali, incluso la Basilica di San Marco, 50 euro a persona. Tutto incluso ovviamente per tutti e 3 giorni. Pranzi e ceni complessivi, 90 euro a persona. Per un totale approssimativo pari a 260 euro per un weekend in media stagione. Il volo è stato un diretto Palermo-Venezia e devo dire che c'è un collegamento diretto ed economico, quindi interessante per questa tratta nord-sud. Breve pausa in aeroporto e poi siamo arrivati tramite un bus diretto, abbiamo fatto direttamente Marco Polo Caorle. Così siamo arrivati a Caorle, dove abbiamo alloggiato esattamente a Residence Zenith, conosciuto tramite l'agenzia Cockle, un'agenzia completamente extranet da tutti i siti di hotel o altro, in modo da risparmiare eventuali commissioni. Il sito è in sovrappressione ed è il costo interessante, premesso che noi abbiamo alloggiato in un periodo di media stagione pagando un prezzo onesto per 2 persone, nonostante la pregiata località. Arrivati quindi a Caorle abbiamo sistemato le valigie e fatto un room tour dell'appartamento. Il Residence Zenith si trova a 2 passi dal mare, esattamente in via Fiume. La spiaggia dista esattamente 5 minuti a piedi. Il check-in l'abbiamo fatto sempre presso l'agenzia Cockle, ma dell'alloggio ne parleremo più avanti. Inoltre, se il progetto andrà per la strada giusta, questo canale, Gala Travel, diventerà una vera e propria agenzia, una vera e propria piattaforma di prenotazione dove personalmente andrò a recensire le strutture creando foto e video con tanto di presentazione ed inserirle così sulla piattaforma finale, ma anche di questo ne parleremo più avanti. Intanto, qualora ci dovessero essere strutture interessate ad iniziare ad essere inserite all'interno del contesto, possono farlo scrivendomi agli indirizzi sottoindicati oppure direttamente nei commenti. Intanto procediamo. Arrivati presto la mattina, ci mettiamo subito alla scoperta di questa magnifica località e lo facciamo partendo giustamente dal nostro alloggio, a 2 passi dalla spiaggia di Caorle. Il quartiere dove alloggiamo è decisamente bello, ricco di resort, residence e hotel, e ammetto che già l'ambiente è un full immersion nel relax più assoluto. Da qui ci dirigiamo dunque verso il lungomare. Una distesa immensa di sabbia dorata, quale per molti metri quadrati è tutta di proprietà privata, si fa per dire, dei rispettivi hotel. Quella che va più vicina alla chiesetta invece è tutta spiaggia libera. Per la prima volta vedo così una bella spiaggia che ha pure un suo sito, gestito dal consorzio Arenili Caorle SRL. Nasce nel 1977, raccolpando sotto un'unica entità le molteplici concessioni dei singoli alberghi. Compito e finalità del consorzio è di gestire i servizi di spiaggia sul litorale. Nello specifico i servizi erogati sono i seguenti: servizi di salvataggio, pulizia della battigia, servizio di gestione dei comparti della spiaggia e servizio di primo soccorso. Se volete prenotare ombrelloni ed usufruire dei loro servizi, andate sul sito spiaggiadicaorle.it. A Caorle non manca proprio nulla, infatti grazie ad un gruppo di appassionati esperti subacquei è stato inventato un percorso subacqueo dove
Dopo test, corsi e pratica sott'acqua, vengono rilasciati perfino degli attestati. Esplorate la flora marina a Caorle. Questo è il sito. Il lungomare è veramente infinito, quanto bello. Inoltre, nella parte confinante con la strada vi sono numerose attrazioni, come le biciclette a noleggio da parte delle strutture ricettive, informazioni turistiche della città e numeri di telefono. Ci dirigiamo così poi verso la meta più ambita, ossia la chiesetta, posta in riva al mare, con la sua torre, campanile di fianco. L'ingresso è gratuito ed è un luogo di culto, quindi entrate in mistico silenzio. Tanto per cambiare, non potevano mancare i cimiteri. Infatti, la piazzetta della chiesa se ne trova uno dei tempi antichi proprio davanti, e anche questo è molto suggestivo. Del resto, Caorle, dal latino caprule, significa piccole capre, è uno scrigno che racchiude molti tesori e, non a caso, è stato inserito tra i borghi più belli d'Italia. Tra le passeggiate all'aria aperta e visite ai musei e ai monumenti che impreziosiscono il borgo, sembra di fare un viaggio all'indietro nel tempo. Dal primo insediamento dell'età del bronzo medio recente, passando all'epoca romana, con la città collegata al mare tramite il fiume Lemene, che sfociava a Caorle. All'arrivo dei barbari e al conseguente declino dell'impero romano, dal VII secolo Caorle diventa così sede vescovile e sede e vede susseguirsi ben 57 vescovi. La storia del borgo di Caorle si lega al doppio filo a quella della Serenissima Repubblica di Venezia, fino all'avvento di Napoleone. Successivamente Caorle, come Venezia, passa agli Asburgo fino al 1866, quando viene proclamato il Regno d'Italia. La chiesa della Madonna dell'Angelo è un santuario edificato nella struttura attuale nel 1751 sui resti del VI e VII secolo di quella che fu probabilmente l'edificio religioso più antico di Caorle. Una chiesetta a tre navate, in legno, dedicata a San Michele Arcangelo. Oggi la chiesa si trova in una posizione a dir poco suggestiva, su un promontorio che si incunea nel mare Adriatico ed è diventata nel tempo meta di pellegrinaggio non soltanto per i Carlotti, devoti alla Vergine Maria, ma anche per molti fedeli che arrivano da ogni parte del mondo. La tradizione racconta che alcuni pescatori trovarono in mare una statua lignea della Madonna con un bambino che galleggiava, nonostante essa poggiasse su un piedistallo di marmo. Solo dei bambini riuscirono a portarla nel Duomo, da cui però scomparve il giorno dopo, per essere inspiegabilmente ritrovata in un secondo momento nella chiesetta sul mare, che prese qui il nome di Chiesa della Madonna dell'Angelo. La chiesa è visitabile tutti i giorni in orario diurno nei mesi invernali, durante l'estate è invece aperta presto fino alle 23. Ma i prodigi non finiscono all'interno della chiesa, ma anche al di fuori. Infatti, dove è sita la targhetta che ne ricorda l'evento, il 31 dicembre del 1727, l'acqua era salita fino alla crocetta commemorativa, senza che neanche una goccia penetrasse nel santuario. Anche la torre campanile ha il suo fascino, infatti all'ingresso della torre, lungo la ringhiera, è usanza apporre dei catenacci degli innamorati per legare saldamente il loro amore unito alla devozione. Continuiamo così a camminare lungo tutta la parte tra mare e terra. Ci imbattiamo così in una passeggiata bellissima, dove si è scoperto che alcuni massi ciclonici, posti a protezione delle mareggiate, hanno un volto. Beh, no. I volti sono stati scolpiti da maestri scalpellini. Ma vediamo nel dettaglio cos'è questa passeggiata. Quale abbiamo scoperto anche un nome? La nascita di Scogliera Viva è un'idea dello scultore trevigiano Sergio Longo, che nel 1992 trasformò per primo uno dei massi in trachite euganea in una scultura che raffigurava il dio del mare Nettuno. Un anno dopo Longo tornò a lavorare a Caorle affiancando al possente dio del mare una dedicata ninfa. Il clamore e l'interesse suscitati da queste prime opere convinsero l'allora azienda di promozione turistica e l'amministrazione comunale ad organizzare un vero e proprio simposio internazionale della scultura, inizialmente a cadenza annuale, poi biennale, che ha richiamato a Caorle artisti provenienti da tutto il mondo. Dalla Scogliera Viva percorriamo poi la via che ci ha portato oltre il centro vicino alla piazza Papa Giovanni, visitando quindi l'altra faccia della medaglia, ossia la darsena dell'orologio. Anche la darsena ha il suo sito web, dove poter prenotare il posto barca a Caorle, perché la darsena non è altro che l'elegante porto del borgo. Infatti la darsena dell'orologio è un moderno porto turistico ubicato nel cuore di Caorle, facilmente raggiungibile sia da terra che da via mare.
La darsena dell'orologio è un approdo sicuro e ridossato fra Venezia e Trieste. Caorle, infatti, l'unica entrata dotata della diga ai forani che ne garantiscono l'accesso anche in avverse condizioni meteo. Tutta la darsena ha 480 posti barca, full service. La darsena dell'orologio si trova in Veneto e conta quindi 480 posti barca, dai 7 ai 22 metri. Il contesto è curato e silenzioso, perfetta per tutti i diportisti. Dopo una breve passeggiata lungo la darsena ci avviamo quindi verso il magnifico centro, ma qui un'icona sulla quale soffermarsi e riflettere è senza dubbio lo stemma del leone di Venezia, tipico di tutti i comuni facenti parte della grande impero della Serenissima, ma non mi dilungo poiché la storia si sa, ma rimane un segno storico importante. Il centro di Caorle era formato in antichità da tre isolette unite proprio da quattro ponti. Non c'erano strade ma canali navigabili su cui si affacciavano le case dei pescatori. Dalla metà del 1800 questi canali sono stati via via interrati. Ne è testimonianza il nome della via principale del centro, Rio Terrà, che significa appunto canale interrato. Molto suggestivo anche attraversare il Rio Terrà delle botteghe, la via principale piena di locali tipici e di negozi. Quando arriverete in prossimità del centro Cultura Bafile, non stupitevi delle linee bianche visibili sulla pavimentazione che indicano i confini del canale. Proprio sotto la torre, alzare la testa e vedere la principessa buttare giù la corda per arrampicarmi e salvarla, un po' come nelle favole. Quindi a metà strada tra il centro e il mare si trova Piazza Vescovado, la piazza principale e il vero cuore del borgo, con il Duomo, il campanile e l'antico palazzo pretorio. Il Duomo di Caorle, che si affaccia su Piazza Vescovado, è l'edificio più antico e risale al 1038. È un importante monumento della città ed è dedicato a Santo Stefano Promartire. È in stile romanico, con elementi bizantini, e contiene infiniti tesori. Un fonte battesimale del 1587 e suggestive tele di scuola veneziana. Il Duomo è visitabile tutti i giorni in orario diurno, eccetto durante le celebrazioni religiose. Adiacente al Duomo si trova il Museo Liturgico, vale la pena visitarlo. Il campanile è il simbolo di Caorle, ed è uno dei pochi campanili cilindrici originali rimasti. Il campanile di Caorle risale all'XI secolo, è alto circa 40 metri e pende leggermente verso est. È stato recentemente ristrutturato ed è visitabile su prenotazione. In estate, anche la sera, si può godere dei suggestivi scorci notturni che Caorle offre quando tramonta il sole. Basta salire gli 80 gradini per spaziare con lo sguardo dal mare alla laguna. Da passare senz'altro alla ribattezzata Casa del Vescovo, dove un piccolo e grazioso giardino è visitabile al pubblico proprio di fianco al Duomo. Mentre questa strada conduce a Casa del Vescovo. Il municipio ha una struttura interessante, un po' come piace a me. La struttura, meno recente, è sicuramente è storicamente più bella, ma si sa tanto, infatti, di uno stile compiacente al futurismo razionalismo. Anche a Caorle non mancano le classiche panchine rosse, simbolo della contrarietà alla violenza sulle donne. Poco più avanti resto colpito invece da alcune opere artistiche colorate, come le case di Caorle, rappresentate dalla bravura e cordialità di un artista locale, quale l'ho vista nella persona di Romina Raimondo. Conosciuta poco dopo, la prima vista ai suoi quadri esposti in maniera artistica nella strada che porta dal Duomo alle viuzze colorate della vecchia borgata, all'interno della sua botteghina sotto un portico, detiene tutti i suoi capolavori, dai quadretti più piccoli e moderatamente economici ai capezzali e quadri più grandi, con una colorazione meravigliosa,
contrasti eccezionali, ma soprattutto maestria e razionalismo nella rappresentazione delle casette colorate del piccolo borgo. Un senso di appartenenza a questa terra e diciamo pure di patriottismo che lascia sorpresi. Andatela a trovare se siete di passaggio nella botteghina o visitare direttamente il suo sito, dove addirittura potete pure acquistare le sue opere. Usciti dalla bottega artistica, abbiamo girato tra le viuzze di Levante e Ponente, conoscendo la città, ma visto l'ora del tramonto era giusto tornare in spiaggia per scattare alcune foto al tramonto e concludere così questa bella giornata. Per cena siamo andati non molto distanti dal municipio dove eravamo, al ristorante Belgau, a portata di mano, anche questo moderatamente economico, servizio di sala buono e personale giovane e disponibile. Per antipasto comune, cioè in due, diviso in due, abbiamo preso una serie di affettati affumicati e non, un quartino di vino bianco e acqua, e per primo abbiamo entrambi preso degli spaghetti ai frutti di mare serviti direttamente in padella. Molto buoni e soprattutto qui ci siamo veramente tanto saziati. Detto questo, finisce così il primo giorno in Veneto, quindi buonanotte. Il secondo giorno, al mattino, sveglia presto e dritti dritti dall'alloggio alla stazione degli autobus prendiamo il diretto Caorle-Venezia della linea 4A della ditta ATVO al costo di 13 euro solo andata per visitare la Serenissima. What I'd give to do this. Il bus vi porterà fino a destinazione in Piazzale Roma. Da qui breve tappa per ristorarsi presso un chioschetto e via verso il centro. Saltato il ponte, arrivata al giardino Papadopoli. Here comes the sun. You're such a wonder. You are my true love. Per poi proseguire seguendo le innumerevoli indicazioni in Piazza San Marco. La prima tappa la facciamo nell'interessante museo dedicato al genio italiano di Leonardo da Vinci, in località Scoletta di San Rocco. Il museo è immenso ed il biglietto costa solo 9 euro a persona. Su una superficie di 500 metri quadrati vi sono 50 invenzioni interattive, 15 schermi multimediali e 300 cornici e disegni. Crediamo che Venezia non sia solo eterna bellezza, ma anche cultura e sicuramente un museo, qui è più che azzeccato. Sapevamo quindi che Leonardo fosse un genio, ma vedere le sue opere, le sue invenzioni e toccarle con mano ci ha resi ancora più increduli da quanto visionario fu. La bellezza di questo museo resta senza dubbio la sua parte interattiva. Leggere tutte le spiegazioni, anche delle parti un po' più misteriose, come il dettaglio della Gioconda, il gioco degli specchi, le invenzioni da guerra come i carri armati. E anche molti altri armamenti. All'uscita ci siamo catapultati sul set di un film, ma di brutte figure non ne parleremo. Quindi proseguiamo e per strada restiamo incantati dal talento di questa giovane ragazza nel suonare melodie magiche con sole gocce d'acqua e bicchieri di cristallo.
Ci tengo sì a precisare che la ragazza in questione è russa, quindi occhio prima di giudicare. Proseguiamo ancora e sul ponte San Paolo cadiamo in una trappola per turisti. Però, dopo 6 anni di fidanzamento ed un sogno nel cassetto, ci siamo caduti volontariamente e poi il gondoliere tra qualche tempo andava in pensione, per cui ci ha fatto un super sconto. Il costo della gondola è stato di 70 euro per 40 minuti. Posso? Io ormai. Ok, grazie mille. A posto. Credo che il giro in gondola sia sì una trappola per turisti, ma anche qualcosa che ci sta benissimo se viaggi in coppia e vuoi vedere Venezia da posti insoliti sull'acqua. Inoltre, il gondoliere è stato un libro di storie aperto. Ci ha raccontato anche retroscene particolari. Dopo quasi 40 anni di servizio ha visto cambiare Venezia, e questo cambiamento nessuno te lo sa raccontare meglio di chi l'ha vissuto e lo vive tuttora. Cioè qua o la fai giusta al centimetro e se no ciao. Oddio. Ah, mamma mia, preciso. Mai che vada, facciamo la gondola. Ma però guarda che curva, incredibile, complimenti. Sì, sì. Patta, no? Sì, perfetta. Cioè forse neanche con la macchina dovresti riuscire a farla così bene. Ora adesso usciamo in calagrato. A 7 stelle? L'unico Venezia si chiama Hotel Lama ed è l'hotel dove 6 anni fa si è sposato il famoso attore Giorgio Lorenzo. Ah, qui si è sposato. Ed è l'unico Hotel Lama che ha le due luci fuori. Ah, bellissimo! A 7 stelle! Mamma mia! Questa è la casa più piccola che c'è. Sì, sì. Adesso vi faccio una foto. Grazie. Perché siete proprio una bella. Grazie. E da tanto vi siete assieme. Scesi dalla zattera, per così dire, passiamo dall'arena estiva Campo San Paolo, dove c'è una fontanella d'acqua potabile e potete riempire le vostre borracce qui. E camminate fino al ponte di Rialto, dove lo vidi io per la prima volta, visto sempre in TV. Il ponte di Rialto si costruì fra il 1588 e il 1591 su progetto dell'architetto Antonio De Ponte per sostituire la precedente struttura in legno collassata 2 volte e bruciata in varie occasioni. La struttura del ponte è simile alle precedenti e consta di 2 rampe inclinate unite da un portico nel centro. Venezia la conosciamo tutti e noi abbiamo visto solo la parte classica di questa seconda eterna città, ma c'è molto altro da vedere. Per questo motivo, con ogni probabilità, in autunno ci tornerò.
Ma andiamo avanti. Dopo il ponte di Rialto, proseguite per le indicazioni per Piazza San Marco. Più si avanza e più gente c'è. Negozi per le strade. Si intravedono sempre di più i capolavori di Murano. Ma una domanda a cui voglio rispondere. Dove mangiare a Venezia? Noi il consiglio lo diamo, ma perché abbiamo trovato quel posto per semplice botta di culo? Ve lo sveliamo. Mangiare veloce, bene e mediamente economico è la trattoria al Gazzettino. Vi viene per strada e quindi super easy. Subito dopo pranzo successe quel che doveva succedere. Vidi per la prima volta la cattedrale di San Marco, con il suo campanile e la sua piazza. Mamma mia, quanto è grande. La leggenda narra che l'acqua alta di Venezia, soprattutto su questa piazza, è dovuta al fatto che anche Dio l'Onnipotente giudica troppo alti i costi di una tazzina di caffè, quindi per punizione li allaga. È la parte più meridionale, limitata dal Palazzo Ducale, accesso naturale all'area marciana per chi proviene dal bacino di San Marco, attraverso le due famose colonne di San Marco e Todaro. Le colonne rappresentano i due santi di Venezia, San Marco Evangelista nella forma del leone, alato e simboleggia la Serenissima, e San Todaro, a protezione della città. Si trovano tre pili portabandiera, di cui di solito nessuno presta attenzione, ma che sono sempre stati lì e dipinti innumerevoli volte da tutti gli artisti che ci hanno fornito un'immagine della piazza. Sulle tre aste ora sventolano le bandiere di Venezia, dell'Italia e dell'Europa, ma in realtà essi rappresentano i tre simboli dei regni conquistati alla Repubblica Serenissima: Cipro, Candia, ossia l'attuale Creta, e Morena. Decidiamo quindi di accedere alla Basilica di San Marco. Costo del biglietto 5 euro. Dentro l'immensità che si spalanca davanti a noi. Tutta la storia studiata a scuola. Ciò che avete sempre visto in TV. Ciò che vi siete immaginati da sempre parlando di Venezia. È lì davanti a voi. Saliamo così le scale. Per il piano superiore, subito davanti a noi, la maestosità dei cavalli. Secondo alcune ipotesi, i cavalli erano parte della quadringa del dio Sole. Furono trasportati nella città lagunare nel 1204. Sottratti ai veneziani in seguito all'assedio e saccheggio dei Costantinopoli, avvenuto l'anno precedente per volontà del doge Enrico Dandolo, come prima tappa della Quarta Crociata. Subito dopo andiamo a visitare il Museo di San Marco, che si articola ora in tre sezioni: i mosaici, i tessili, la quadringa e l'antico, ovvero i segni del potere dogale, sintesi ideologica dell'eredità marciana. L'esposizione si sviluppa negli spazi del piano soprastante nell'atrio Nartece. Il museo merita di essere visitato. Consigli? Qui non ce ne sono molti, perché il casino di gente è incredibile. Per cui attenetevi ai periodi consigliati prima. Affacciati al balcone della basilica, la vista su Piazza San Marco lascia senza fiato. Al vostro fianco i cavalli cloni degli originali. Infatti i cavalli furono collocati sulla facciata della Basilica Marciana, dove rimasero fino al 1977, in seguito sostituiti da una copia. Gli originali infatti sono quelli che abbiamo visto poc'anzi. I cavalli di San Marco sono ancora oggi oggetto di grande interesse
e sono ospitati dai più famosi musei nel mondo. Alla vostra destra lo storico campanile, con il leone raffigurato, il grande orologio. Alla vostra destra lo storico campanile, con il leone raffigurato, il grande orologio astronomico, e alla vostra sinistra il gran campanile di San Marco, dove un ascensore al suo interno vi porterà fino ai piani da dove potete ammirare Venezia dall'alto, quasi 100 metri. Scendiamo e prendiamo il caffè in un bar storico, nascondendovi il suo costo ovviamente. Veloce salto al Ponte dei Sospiri e rientro per tornare a Caorle. L'ultimo bus, perché se perdevamo questi restavamo lì. Sì, infatti questa è la notata negativa, siete un po' vincolati dai mezzi pubblici, dai loro orari, però ci sta. Arrivati a Caorle, tappa veloce alla pizzeria, direi trovata per caso, ma ottima, ottima pizzeria, e si chiama pizzeria ristorante Venus, a due passi dal capolinea dei bus, dove abbiamo mangiato veramente molto bene. Prese due pizze ottime, con antipasto misto di patatine e crocchette, pagando veramente poco per la località. Consigliati, mangiate bene e spendete poco. Tornati a Residence, la serata si conclude così, con la tranquillità che solo Caorle deserta ti può dare. La pace dei sensi, la bellezza di vivere in un luogo meraviglioso con la pace interiore. Avevo la felicità nel cuore, ma non sapevo che quella sarebbe stata l'ultima notte passata con una persona con la quale ho condiviso la vita per molti anni. Il mattino del terzo giorno, tempo di partire, tempo di rientrare, ma prima vi mostro dove abbiamo alloggiato. Il Residence Zenith, gli appartamenti sono davvero molto 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 belli, cucina super fornita da molte cose, pulizia ottima, piccolo divano e tavolo per 4 persone comode, stanza a letto matrimoniale, piccola ma va bene, armadi, comfort, accessori bagno, e a proposito del bagno, veramente molto confortevole e tutto funzionante. Insomma, chi vuole soggiornare bene e spendere poco, direi che lo consiglio veramente. Oggi il costo è di 80 euro a notte all'incirca, nel mese di maggio, più o meno. Si considera così, si rientra così. Lascio qui una bellissima esperienza, lascio qui una ragazza con la quale ho condiviso quasi 7 anni della sua vita con me, regalandomi emozioni, gioie, dolori, ed è riuscita a farmi innamorare maledettamente dell'isola di Smeraldo, ma questa è un'altra storia. Cecilia era venuta a trovarmi così una veneziana, una cara amica, famosa da queste parti, Federica di Rigusso, con la quale abbiamo scambiato promesse reciproche, che lei sarebbe tornata in Sicilia e che io sarei andata a trovarla nella sua Venezia, e quindi anche a Caorle, e qui che lei sarebbe tornata in Sicilia, e ovviamente io sono andato poi a Caorle e tornerò. Va bene, vacanza finita, ci vediamo ora dove? A Caorle, quando? Magico! A dicembre, metà dicembre. Mi raccomando. Caorle Wonderland. Mi raccomando. E se lo dice lei, vuoi a voi. Veneti Doc. Ciao. Intanto prendo il bus. Lascio qui la promessa che ogni mese sarei salito per trovarla. Un ultimo saluto. E da quel bus, che mi allontanava sempre di più da un lungo e infinito rapporto, nulla mi avrebbe fatto pensare, neanche presagire, che quella fu l'ultima volta che la vidi, che la baciai. Con questo video voglio dirle semplicemente grazie. Concludo così questo video a Caorle, un video molto sentito, quanto effettivamente ho sempre pensato di non pubblicarlo perché comunque c'era un'altra persona con me, però in questo caso va bene così. Tornerò a Caorle e farò un'altra video recensione con tutte le strutture che comunque contatterò, in modo da fare un itinerario molto più specifico. Detto questo, il mio viaggio finisce qui. Si torna in Sicilia e sarà un viaggio che sicuramente, come ogni altro nella nostra vita, lascerà un'impronta, chi più chi meno, ma questo è un viaggio che ha lasciato quell'impronta in